bisogna fare i complimenti a Roma, perché questa è la mia opinione, poi non so la vostra, che avete visto dal vivo anche la partita di domenica scorsa. E Virtus Roma oggi ha riversato sul parquet la frustrazione e la rabbia di domenica scorsa, dove ha giocato una partita meno intensa rispetto a quella di oggi. Parlo dal punto di vista dell'energia, dell'intensità fisica, del rendimento. E quindi complimenti a Roma, che oggi ha messo sul campo un'energia onestamente di alto livello, con tutti i suoi giocatori, sopperendo bene l'assenza di Chessa. E questo, per quanto ci riguarda, ci ha creato delle difficoltà. Ci ha creato delle difficoltà nello sviluppo del nostro gioco d'attacco, perché abbiamo trovato sempre una grande presenza dentro l'area come fisicità e una grande aggressività sul perimetro. Quindi Roma ha dato un'impronta alla partita di alto livello che ci ha creato problemi, ci ha creato difficoltà. Questo è un presupposto importante, perché noi oggi ci abbiamo provato. Abbiamo provato in mille modi a rimanere attaccati alla partita, ma abbiamo incontrato queste difficoltà a tenere il passo di intensità con la squadra di Roma, e questa difficoltà è stata proprio a livello fisico. Abbiamo provato anche con difese alternative a sporcare un po' la fluidità dell'attacco di Roma, ma con alterne fortune. Ho un po' di rammarico per il momento chiave, secondo me, della partita, che è stato verso la fine del secondo quarto, quando siamo rientrati producendo uno sforzo importante, producendo anche delle buone giocate sia di attacco che di difesa. Siamo rientrati, mi sembra, pari, non mi ricordo se pari o più uno, comunque eravamo intorno ai 32 pari. 31 pari. Lì abbiamo preso in un ambito un parziale di 8-10 a 0 che ci ha fatto. Esatto, e che hanno, diciamo, un po' vanificato i nostri sforzi, ci hanno fatto andare all'intervallo sotto di 8. Quello, secondo me, è stato il momento chiave, perché dopo, nel terzo quarto, Roma ha mantenuto il vantaggio e noi non siamo mai riusciti a ritornare a contatto. Per quanto ci riguarda, noi siamo una squadra che si deve salvare. Il campionato è bellissimo, incredibile, equilibrato. Se guardate i risultati, vedete oggi Ferentino che ha vinto di 20 a scafate, vedete Siena che ha perso in casa con Legnano, vedete Reggio Calabria che ha perso in casa, Agrigento che ha vinto Rosicato con Casale. È un campionato molto livellato, molto equilibrato. Quindi qual è la variabile che fa la differenza? È l'approccio mentale nel medio-lungo periodo, cioè la capacità di assorbire, come le partite di stasera, di assorbire i contatti emotivi negativi, assorbire, ti buttano a terra, una partita come questa ci può buttare a terra, ci dobbiamo rialzare, perché dobbiamo capire che incontreremo delle difficoltà e lo stesso tipo di difficoltà che abbiamo incontrato stasera le dobbiamo riservare al nostro prossimo avversario, giocando in casa contro Casale Monferrato, con molta umiltà, sapendo che noi giochiamo per salvarci e che questo è il campionato. Oggi abbiamo fatto errori, rifletteremo sugli errori, cercheremo di migliorare la condizione fisica di chi magari ha fatto più fatica oggi, cercheremo di migliorare come rendimento collettivo sia in attacco che in difesa, questo è il nostro lavoro. Però l'approccio mentale è importante, quindi abbiamo già parlato negli spogliatoi, giusto atteggiamento, buona settimana d'allenamento e ci prepariamo alla prossima partita in casa. Perché la capacità di reazione, rimanere umili dopo una vittoria e rialzarsi subito dopo una sconfitta, in questo tipo di campionato è fondamentale, soprattutto per noi che abbiamo un gruppo giovane. Per quanto riguarda Roma, straordinario Landi, che ho avuto la fortuna di allenare quando ero alla Virtus, straordinario, 20 punti in 20 minuti, potevamo fare meglio nel limitarlo. Da parte nostra mi è piaciuto l'approccio del nostro playmaker Romano, Santolamazza, dei due playmaker, visto che siamo a Roma, Santolamazza che sta giocando una stagione straordinaria, e Gabriele Romeo, che è un altro prodotto del vivaio romano, di altre sponde, però che è di Roma, che ha fatto una partita solida, onestamente, giocando di fronte a Baldasso, di fronte a Maresca, di fronte a Raffa,
mi è piaciuto molto il tipo di impronta che hanno dato questi due ragazzi alla partita. Questo per cercare anche uno spunto individuale positivo, così come Giovanni Carenza ha giocato forse la partita più solida della nostra stagione fino ad oggi, e Kevin Langford, che ho tenuto in campo tanto, è stato in certi momenti il nostro totem. A disposizione per le domande. Ciao Alessandro, ma quello che tu dici viene certificato dal 38% da 2, sì. Cioè voi andavate proprio, non tenevate proprio il palco, sì, sotto canestro, e lì vi siete giocati la partita. Sì, perché anche all'inizio abbiamo preso anche dei buoni tiri, mi ricordo un paio di penetrazioni anche di Riccardo Santolamazza andando al ferro. Abbiamo incontrato, per caratteristiche fisiche e per attitudine mentale di questa sera, una Roma che ha messo il corpo addosso e sono buoni atleti. Buon atleta Vedovato, buon atleta Brown, buon atleta Sanders. Scusa, Alessandro, pure menato, perché sì, era praticamente una sorta di... Esatto, perché se guardiamo la partita d'attacco, Roma ha commesso molti errori. Non è che ha trovato vita, anche se ha avuto tanti punti, ma perché abbiamo giocato a un ritmo alto. Però abbiamo trovato proprio difficoltà dentro l'area, e come appunto osservavate in maniera giusta e corretta, le nostre percentuali da due sono state più basse del solito. Anche da tre, perché rispetto alla partita contro Biella, questa sera avete preso il break decisivo quando è andata a giocare a Roma, negli ultimi 5 minuti, sì, del secondo quarto, se non sbaglio. Sì. E alla fine, rispetto alle 9 triple contro Biella, ne sono arrivate 5 questa sera. Sì. Lei pensa che sia stato più proprio una difficoltà nella serata al tiro dei suoi giocatori, o perché la zona di Roma era messa in un modo... No, la zona di Roma era aggressiva, però abbiamo preso tanti tiri aperti che questa sera non sono entrati, con Contento, con Santolamazza, con Taylor. Se guardiamo, buoni tiri, buone scelte, perché è difficile che questi ragazzi sbaglino la scelta, però la pallacanestro è questa. Se guardiamo 0-5 Donnell, 0-6 Riccardo, 0-4 Marco, che sono le nostre punte di diamante sul perimetro, siamo parlando di 0 su 15. Mirko Turel, che oggi ha riassaggiato il campo, che è la nostra guardia titolare, era fuori da 3 settimane per un problema muscolare, oggi appunto ha riassaggiato il campo dopo un allenamento, conto di inserirlo la prossima settimana. Perché oggi la lotta ai rimbalzi è, dice, meno 13, come dicevamo stamattina. Collegato al discorso della fisicità, dell'intensità. Però ho notato che nel momento in cui Agropoli era in recupero e ha pareggiato, il bilancio dei rimbalzi si era pareggiato. Cioè, mentre era svantaggio, si è pareggiato. Quello qui sono stati molti errori, forse di leggerezza, cioè degli appoggi che al di là della fisicità sembrava un canestro... Lì, per capirlo, devo rivedere la partita. Io confermo la mia impressione a caldo, e di solito le mie impressioni a caldo trovano conferma dalle immagini. Abbiamo trovato una bella presenza fisico-atletica dentro l'area da parte di Roma, che ha un po' sporcato le nostre percentuali. E probabilmente forse c'è stato qualche colpo in meno da Agropoli. Ho visto un po' di atteggiamento del corpo, soprattutto i due americani, un po' troppo passivo, diciamo. Cioè, Donnell Taylor era frustrato. Sì. Donnell Taylor era frustrato perché ha trovato una giornata storta. Quindi era una frustrazione emotiva, personale, perché un po' penalizzato dai falli, un po' dalla fisicità, un po' dagli errori, non è riuscito a aiutare la squadra a entrare in partita. Era una frustrazione personale, individuale, che ci sta. La terra dentro per riscattarsi la prossima.